Quali sono le azioni più importanti da fare se hai 20 anni che cambieranno il tuo futuro, cambieranno la tua vita? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di quelle che sono le azioni fondamentali da fare se hai 20 anni o comunque sei molto giovane per portare a casa quello che è una delle cose più importanti per il tuo futuro, cioè la libertà finanziaria. Imparare a gestire i propri risparmi, imparare a costruire la propria ricchezza, il proprio portafoglio di investimenti, la propria ricchezza personale è un percorso che parte da giovanissimi e più si è giovani, meglio è. Ma come, ragazzi, se si seguono tre regole che sono per me le regole fondamentali? Ho anche in serbo per voi una quarta regola, una regola bonus che vale solo ed esclusivamente nell'epoca moderna, ma ve la svelo alla fine del video. Partiamo dalla prima regola fondamentale. Fai entrare la finanza e la cultura finanziaria nella tua vita. Se hai 20 anni e hai fatto l'università, magari hai portato avanti anche delle materie di natura finanziaria e economica, allora sai già quello di cui sto parlando. Ma se questo non è avvenuto, ciò non toglie che puoi farlo da solo. Come? Informandoti, per esempio utilizzando YouTube, per esempio utilizzando internet per costruire quello che è il tuo bagaglio culturale per formarti e per capire che cos'è la finanza. È importante anche ricordarsi che quello che è tutto il nostro futuro, quello che è il futuro lavorativo, quello che è il futuro familiare, quello che è il futuro che vincolerà in un certo qual modo la tua vita, dipende dalla tua situazione finanziaria. Perciò quanto è importante in età giovanissima avvicinarsi a questo mondo. Prima regola fondamentale: fai entrare la finanza nella tua vita. Come si fa? Puoi iniziare ad esempio a leggere. Puoi iniziare a studiare qualche libro di lettura, non sono neanche eccessivamente complicati. All'interno del canale cercherò nelle prossime settimane anche di indicare qualche libro importantissimo per chi inizia ad esempio a fare trading, ma anche per chi vuole apprendere una cultura finanziaria che va al di là del trading, ma rappresenta poi magari il mondo degli investimenti in generale. Quindi prima cosa fondamentale è leggere e studiare quello che è la materia finanziaria, come e cosa è il sistema bancario, come funziona il mondo al giorno d'oggi e come funziona la finanza al giorno d'oggi. Seconda regola fondamentale, un po' bistrattata, un po' comune, ma purtroppo, ragazzi, estremamente valida: risparmia ogni mese. Ci sono due pesi su cui ruota tutta la nostra vita, ragazzi. Uno è il credito, l'altro è il debito. Se siete dei soggetti che acquistano una serie di prodotti, avete la famosa malattia dello shopping compulsivo, allora state creando debiti, state finanziando il vostro acquisto probabilmente utilizzando carte a debito o con i soldi di qualcun altro che si farà debiti o comunque con il vostro lavoro futuro. Se utilizzate i debiti per finanziare il vostro consumo, non riuscirete mai a creare il vostro portafoglio finanziario, non riuscirete mai a creare la vostra libertà finanziaria. Perciò, seconda regola fondamentale, imparare a risparmiare. Imparare a risparmiare è molto più semplice di quello che si pensa, perché possiamo iniziare a farlo già da subito, per esempio andando a razionalizzare, a rendere più efficienti i nostri acquisti, ad esempio quelli relativi allo shopping sul vestiario o quelli relativi allo shopping, ad esempio nella tecnologia tanto amata, o oggetti che sono ad esempio del tutto inutili se vogliamo a una certa età, ma che rappresentano uno status, perché negli anni giovani quello che spendiamo soprattutto sono somme che vanno a finire su oggettistica, ragazzi, che non hanno una vera utilità, ma che sono rappresentanti di uno status, ad esempio un Rolex o comunque una macchina gigantesca, potentissima, che non serve assolutamente a nulla, soprattutto in una grande città, ma che rappresenta uno status elevato. Imparare a risparmiare vuol dire trovare un equilibrio tra questa esigenza e il mettere soldi da parte, che è fondamentale. Imparare a risparmiare, tra le altre cose, un fattore importantissimo da fare quando si è giovani. Più si è giovani, più è importante risparmiare. Intanto perché c'è una regola fondamentale: se mettete da parte 100 euro ogni mese, dopo un anno ne avete 1.200, ragazzi, e dopo 10 anni ne avete 12.000. Se poi li avete anche investiti, quei 12.000 saranno investiti
diventati addirittura 20.000 euro. Ma poi l'altro fattore importante è capire che quando si è giovani è più facile risparmiare di quando si è adulti, perché nell'epoca adulta ci sono più spese e le spese maggiori sono dovute ad esempio all'affitto di una casa, al mutuo di un immobile se c'è l'immobile, spese relative magari alla famiglia o ai figli. Quindi quando siete giovani è il momento di risparmiare. Terza regola fondamentale: se hai 20 anni, per creare la tua indipendenza economica, apri un conto corrente che ti permette di investire immediatamente su ETF. È completamente irrilevante il costo del conto corrente in questione. Certamente costerà di più un conto che vi consente di avere tutti gli strumenti per fare investimenti, tutti gli strumenti per poter approfondire che cos'è la finanza, ad esempio anche webinar gratuiti o link di guide o libri da leggere direttamente. Certamente un conto corrente di questo tipo, ragazzi, vi costerà qualcosina in più all'anno, ma di quanto stiamo parlando? Parliamo di 20-30 euro all'anno, quindi è una spesa assolutamente ridicola se parliamo di quello che è il beneficio che ne ottenete, la possibilità di poter iniziare la vostra carriera, la vostra formazione nell'ambito finanziario e soprattutto la possibilità di iniziare a investire su ETF, che è lo strumento finanziario più idoneo, più adatto soprattutto per chi è un giovane, giovanissimo e ha pochissimo capitale. Vi consente intanto di poter subito agire, subito investire, subito fare esperienza. E poi, ragazzi, se il conto costa anche qualcosina, vi obbliga a usarlo, perché quando paghiamo qualcosa siamo più spronati a utilizzarla. Quindi è un po' anche uno stratagemma per far sì che ci si interessi a questo mondo relativo alla finanza, ci si interessi a questo mondo che è relativo agli investimenti. Un piccolo trucchetto, ma che vi farà fare grandi passi negli anni a venire. Per concludere questo video vi do il mio quarto e ultimo consiglio. L'azione importante per i giovanissimi, se hai 20 anni, è un bonus, non doveva essere in questo video, ma lo metto per come ghost track, ragazzi, quindi solo per chi è arrivato alla fine del video: impara ad usare Bitcoin. È fondamentale, se hai 20 anni, comprendere quello che è il mondo in divenire, quello che è la nuova tecnologia relativamente alla finanza, quello che può modificare la struttura finanziaria dei prossimi decenni, e quindi hai le conoscenze giuste per fronteggiare quello che avverrà nei prossimi 10 anni, impara a usare Bitcoin. Concentrati su questo: che cos'è Bitcoin, come si usa, come si usano le criptovalute, approfondire questo argomento, aprire un wallet di criptovalute, imparare ad usarle in un certo qual modo e appassionarsi a questo nuovo mondo ti darà una spinta in più. È come avere un turbo dietro le spalle, è come avere una macchina che ha 400 cavalli per il futuro, orientata al futuro. Hai 20 anni, non guardare all'oggi, guarda anche a fra 10 anni quello che potrà accadere. Bene ragazzi, allora queste sono le mie 4 regole fondamentali, una era bonus, le 3 erano ufficiali, per costruire la vostra libertà finanziaria e avere un metodo, un percorso da seguire se vuoi essere libero finanziariamente e costruire il tuo patrimonio finanziario nel divenire. Se hai 20 anni, parti col piede giusto, segui questi consigli. Iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto, arriveranno nuovi video anche relativamente a questo tipo di argomento. Ciao a tutti e noi ci rivediamo nel prossimo video.